Germania ed Italia, poi la rinuncia di Oberstdorf, la rinuncia della Germania, e quindi tanta Cechia e un po' d'Italia, ma la parte più importante, Asiago, Valle di Fiemme, Valle di Fiemme, Valle di Fiemme con questa ultima scalata all'Alpe del Cermis, città che così si chiama, provincia di Trento, vallata dolomitica, la Valle di Fiemme, lago, frazione del comune di Tesero, i siti, le piste, lo stadio del fondo, che sono già stati teatro dei campionati del mondo del 1991, del 2003, e vorranno provare a tornare ad essere campionato mondiale di sci nordico, quindi anche con il salto e la combinata nordica nel 2013. Questa è la lista di partenza, si va ad handicap, cioè in pratica con la classifica che c'è in questo momento, e a inseguire tutto il resto, davvero ad inseguire. Partirà Charlotte Dalla, quindi Olga Roceva, Arianna Pollis, Giustina Kowalczyk, e vedremo chi sarà in grado di salire sul gradino più alto del podio per questo. Ed ecco qui la lista di partenza. Quella W significa che dopo i 6 minuti, anche se le atlete in questione, le abbiamo viste, hanno un ritardo superiore, Arianna Pollis, l'italiana, vanno! Comincia la gara più dura dello sci di fondo, la gara più dura in assoluto dello sci di fondo. 40 secondi di margine su Charlotte Kalla, che è più brava, lo ha dimostrato questa giovane svedese, in questa tecnica di Virpi. Una media dell'11%, dove qualcuna di loro rischierà di vedere oggi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre probabilmente. Buona giornata a tutti voi, buone feste, che l'Epifania si porta via, si dice. Adesso pronti al collegamento, mentre sta per partire Charlotte Kalla, con Lorenzo Lucianer, con la nota meteo e altro da segnalare. Poi andremo sulla gara e poi ancora Lorenzo Lucianer, vai! La nota meteo è positiva per quanto riguarda l'apertura di questa coltre di nuvole che ci ha accolto questa mattina. Adesso si sta alzando il limite delle nuvole e scende la temperatura. Sì, vai, vai, tranquillo. Ecco, allora, si sta alzando, dicevamo, la temperatura, perché non ho il mio ritorno. Si sta alzando le nuvole, si sta abbassando la temperatura, non dovrebbero esserci grossi problemi di paraffine oggi, anche perché la tecnica libera pone meno questioni, e soprattutto perché questa salita finale, in questa salita finale più che la paraffina sarà la forza di gravità a dire la sua. Intanto è partita Olga Roceva ed è partita la lotta per il terzo posto, ammesso che una di queste due, Arianna Pollis, che è pronta a scattare, prontissima a scattare, pettorale argento per lei, seconda della classifica delle sprint. In realtà la prima è Virpi Kuitunen, di un soffio in questa classifica, ed allora non può portare tutti i pettorali. Arianna Pollis deve arrivare quanto prima su Olga Roceva e quindi giocarsela tutta sulla salita, la lotta per il terzo posto. Una forestale della Valle d'Aosta, Gressone Saint-Jean, in realtà vive da quando si è sposata con Alessandro Biondini sull'Appennino modenese a Frassinoro, dove tra l'altro in passato campionati italiani, e qui Giustina Kowalczyk, che ieri è crollata nell'ultima parte della 10 km a tecnica classica. Dicevo che vive sull'Appennino modenese, dove quest'anno ci saranno anche i campionati italiani per i disabili, lì organizzati dalla famiglia Biondini. Ed ecco Virpi Kuitunen. Kuitunen, il primo dato lo daremo dopo 1,5 km. Intanto altre note da Lorenzo Lucianer da segnalare da bordo pista. Ricordo solo le partenti prossime: Karasteliova partirà con 2,40, Efi Zachenbacher, la tedesca, con 3,01, Claudia Nüstal, l'altra tedesca. Intanto qui per lei, Natalia Karasteliova, anche il dato del cardiofrequenzimetro è arrivata, adesso che è appena partita ed è ancora al lago di Tesoro, al 60% della possibilità cardiaca rispetto alle frequenze al minimo e alle frequenze al massimo dello sforzo. Italiani in gara, poi ancora Lorenzo Lucianer, 21 il numero di Sabina Valbusa, che ha 5 minuti e 15 da recuperare, teorici. Antonella Confortola col 22, 5,29 da recuperare. Magda Genuin con il 30 e Karin Moruder con il 37. Partiranno assieme dopo 6 minuti, in realtà hanno 8 minuti e 11, 10 minuti e 54 di ritardo, ma dopo un po', proprio per non allungare troppo la gara, intanto parte Astrid Jakobsen. È stata un po' la piccola delusione, la leader di Coppa del Mondo, che non lo sarà più dopo la fine di questo Tour de Ski, perché intanto chi vincerà il Tour de Ski avrà ben 400 punti rispetto ai soliti 100 in Coppa del Mondo, e poi tutte le tappe avranno un bottino.
e anche oggi la vincitrice di tappa di Coppa del Mondo avrà, cioè colei che impiegherà meno tempo possibile per fare i 9 km dal lago di Tesero fino all'Alpe del Cernis, avrà un bottino di Coppa del Mondo di 50 punti, quindi un vero e proprio terremoto in classifica generale, sia in campo femminile con Virpi Kuitunen e Charlotte Kalla che andranno in testa, ed è presumibile che Arianna Follis sia terza assoluta in classifica al termine di questo Tour de Ski, e un terremoto ancora di più al maschile con Lukas Bauer che ha messo le mani sulla Coppa. Mani sul microfono invece per Lorenzo Lucianer, e ci dice che... Vi dico che si sta per realizzare un interessante, anzi molto interessante confronto qui sulla Final Climb, 3150 metri, la salita dopo la piana, diciamo così, relativamente piana di Lago di Tesero, i giri in circuito, si affronta la salita che ha delle pendenze anche piuttosto impressionanti, intorno al 25%, che non verranno... Lorenzo, per... sì, dimmi. Primo dato che arriva dalla pista, 1500 metri, Virpi Kuitunen ha guadagnato 3 secondi e 8 decimi su Charlotte Kalla. Era difficile da immaginare, ma probabilmente Charlotte Kalla ha una sua tabella di marcia in cui punta di più su... vai! Sì, ecco, dicevamo a proposito della salita che poco fa si è concluso l'assalto alla Final Climb da parte degli sci alpinisti che hanno voluto cimentarsi con il cronometro e con questi 3150 metri. Ebbene, Thomas Trittel, atleta di Ziano, che ha percorso esattamente il tracciato del Tour de Ski, quindi passando anche attraverso le porte direzionali che mitigano un po' la massima pendenza, ha impiegato 23 minuti 39 secondi dalla base della salita finale fin qui sul traguardo. Mirko Mezzanotte, atleta di... partita Valbusa, vai! Atleta di... della Valsugana, ha impiegato 20 minuti 12 secondi e 2 invece salendo per la linea di massima pendenza, salita Lorenzo, verticale. Lorenzo, primo dato per Arianna Follis, incoraggiante su Olga Rocheva, ha recuperato quasi tutto dopo 1500 metri, è a 3 secondi dalla russa quando partiva con 10 secondi di ritardo, ed invece il dato che forse non ci si aspettava, è partita molto forte Virpi Kuitunen anche sulla terza e sulla quarta, Olga Rocheva partiva con 1,26 di ritardo, adesso a 1,32 9. Arriva con 1,36 di ritardo, adesso a 1,42,8. Queste sono le atlete della cosiddetta ondata, wave. A completare il discorso il nostro inviato sulla linea del traguardo, Lorenzo Lucianer, dicendo poi che tutti questi dati sono stati messi insieme, c'è anche un'organizzazione di massima di questo ragionamento, la rivista dello sci di fondo e dello sci alpinismo, che è Ski Alp, darà proprio un confronto diretto di queste cose. Lucianer. È proprio con questo obiettivo che questo confronto è stato realizzato e organizzato qui questa mattina. Diamo altri due tempi, Martin Ritz, atleta di Campitello, quindi fiemmese, atleta di casa, 21,53 per il percorso del Tour de Ski, invece per... Lorenzo, sì, dimmi. Secondo me rischi cittadinanza trentina, secondo te Campitello in Valle di Fiemme? In Valle di Fassa. No, ho detto Fiemme. Te rischi la cittadinanza trentina, ho chiedo detto. Venia, mi toglieranno il passaporto. Esatto, per questo. Su queste cose Campitello si rischia di Fassa, molto naturalmente. Di più. Chiedo venia ai miei amici ladini. Allora, l'ultimo dato invece è il miglior tempo in assoluto, però per la linea più breve, la linea diretta, quello di Hans-Jörg Lunger di Nova Ponente, atleta Alto Tesino, 19,01. Ecco, se riusciremo ad avere l'intermedio, gli intertempi, cioè dalla base della salita fin qui sul traguardo, potremo realizzare un interessante confronto attorno ad un discorso che si era avviato già con l'esordio dell'anno scorso di questa Final Climb. L'interrogativo era: è sci di fondo o è sci alpinismo? Vero, verissimo. Ecco, qui il dubbio ancora rimane. Forse il dato cronometrico, l'iniziativa di Ski Alp della rivista ci aiuterà con qualche elemento tecnico in più a chiarirlo, o comunque ad allargare il discorso anche al piano tecnico, non soltanto cronometrico. Ci sono naturalmente differenze di materiali, differenze di tecnica. Sì, a proposito di questo, di preparazione. Lo scorso anno si era diffusa la voce che qualcuno avrebbe potuto anche pensare ad usare le pelli di foca, poi vennero proprio vietate dal regolamento.
quest'anno altrettanto il discorso, ma anche qui c'è il margine, la linea di demarcazione, ma a parte la differenza proprio di materiali, l'uso delle pelli di foca sotto la soletta degli sci, che sono un po' più stretti, anzi decisamente più Franco, stretti dello sci di fondo rispetto a quelli dello sci alpinismo. Vai. Si sta affermando anche questa super specializzazione, c'è questa nicchia di utenti dello sci stretto che usa mettere delle strettissime pelli di foca sotto gli sci di fondo, e si cominciano a vedere le prime gare, le prime competizioni anche con questa tecnica. Naturalmente siamo su un terreno della sperimentazione. L'importante è andare per montare. Possono recuperare terreno. La montagna, chiamiamo questi cimenti anche con noi stessi se vogliamo. Io stamattina ho provato questa salita, ti assicuro che è veramente dura. Ci sono due muri in particolare che non sono quelli di Gaspar, dire, Melchiorre e Baldassare. Esattamente, quelli che, esattamente, io li ho visti tutti e tre. Naturalmente ci sono due pezzi di salita che non sono ammorbiditi dalle porte direzionali, si va su direttamente per la linea di massima pendenza, direttamente verso la cima della montagna, e lì davvero si può incontrare di tutto nel paranormale. Intanto è normalissimo quello che sta accadendo nella gara. Sta passando, eccola lì Arianna Folli, si è andata a prendere praticamente Olga Roceva, fa gara su di lei per il terzo posto assoluto. Ricordavo che all'interno di questa competizione esiste anche il tempo puro di questa gara, che darà la vittoria di Coppa del Mondo e di relativi 50 punti a parte. È transitata i 1500 metri anche Sabina Valbuse, sta andando piuttosto bene, partiva con un ritardo di 5.15 dalla prima ed è sempre ventesima, ha mantenuto la sua posizione, anzi no, ne ha guadagnata una, 5.24.3 il suo ritardo, mantiene la sua 22esima posizione Antonella Confortola con 5.39, questo è il suo ritardo. È passata anche Karin Moroder ed è passata Magda Genuin, mantengono Magda il 30esimo posto e Karin Moroder il 35esimo. In classifica Moroder va al 37esimo, anzi adesso è scivolata indietro, Moroder è partita piuttosto forte ed ecco Arianna Follis. Questo è il duello per il terzo posto, terza Olga Roceva e quarta c'è Arianna Follis. Lucianer. Sì, ti chiedo Franco di aiutarmi a tenere d'occhio la posizione dei concorrenti per prendere i tempi. Non so se c'è un rilevamento intermedio all'attacco della salita in fondo alla pista del Cermis, ma comunque proviamoci. L'informatica dice anche di climb section, quindi solo la sezione relativa alla salita, però è un dato che probabilmente avremo dopo e non ci fa scattare il cronometro nel momento in cui la prima, la seconda, la terza. Lo faremo scattare noi allora per avere questo confronto, e poi abbiamo qui anche i protagonisti della salita con le pelli di foca, Trettel, Mirko Mezzanotte, Martin Ritz e Hans-Jörg Lunger, con i quali parleremo. Poi arriverà anche Emanuela Dicenta con Fabio Meraldi, grande sci alpinista a sua volta, e quindi potremo avere molte testimonianze e molte opinioni circa questo confronto che si perpetua dallo scorso anno su questa pista, su questa Final Climb. Franco. Intanto Virpi Kuitunen, ricordo queste immagini per la regia internazionale di Umberto Orti, ed invece Marco Spoletini e Cristina Romanini per la regia, diciamo nostra, orgogliosamente. Tappa finale del Tour de Ski, ricordo. Poi al maschile partirà alle 2:15 l'ultima tappa con Pietro Pillerkotter in terza posizione assoluta e con Giorgio Dicenta in sesta. Lo scorso anno Giorgio Dicenta fece una grande rimonta e fece il terzo tempo assoluto. Proprio perché comunque già la conoscono, non è cambiato di fatto nulla rispetto allo scorso anno, nemmeno la tracciatura è cambiata sulla pista dove normalmente si disputa, i turisti passano per godersi un po' di sci alpino. E lunghezza di 3650 metri la salita, si arriva a 1280 metri partendo dalla base, si attacca a 860 metri. Pendenze che sono effettivamente importanti, ci sono tratti del 26,5% e 28%. Perfetto, questo per quanto riguarda una scalata che è veramente dura e impegnativa, spaventa un po' tutte le atlete. Calla praticamente dice di sognare quella scalata da ottobre, il suo chiodo fisso, ed è convinta di poter andare a prendere Kuitunen, che comunque è partita molto forte insieme a Kovalti, che è l'atleta più veloce in pista in questo momento. Attenzione che dalla settima posizione, sostanzialmente alla quattordicesima, si formerà un trenino con tante atlete di altissimo livello, cito Sackenbacher, Roponen, Kunzel, Katrin Zeller, Valentina Shevchenko. Ecco, queste potranno recuperare tanto terreno magari dandosi cambi regolari fino all'inizio della scalata.
Roceva e Follis non dovranno studiarsi troppo, perché sennò consentiranno a quelle che inseguono, in particolare Giustina Kowalczyk, di rientrare. Poi Kowalczyk è atleta molto molto temibile in volata e potrebbe dare fastidio. Ricordiamo che la differenza in partenza era di 40 secondi, anche se viene considerato il tempo poi effettivo di 39 secondi e 7 per stabilire poi dopo quella che sarà la classifica finale. Però chi transita per primo sotto la linea del traguardo, sì, sì, ha vinto Tour de Ski. Fino alla 22esima posizione nell'ordine di partenza partono a Gundersen e poi dopo a Honda. Esattamente. Cosiddetto wave start, che viene mutuato dalla combinata nordica. Inizia la scalata in questo momento per Virpi Kuitunen. Da qui in avanti verrà conteggiato il suo tempo dello scalare Cermis. Sono passati 13 minuti di gara. Ricordiamo che Kuitunen è passata sotto lo striscione nero con 13.45. Andremo a pesare il ritardo di Charlotte Kalla quando transiterà. Sulla carta Kalla dovrebbe recuperare 40 secondi su Kuitunen, però l'impressione è che Kuitunen abbia gestito al meglio le energie nella tappa di ieri, non abbia dato tutto, abbia cercato di fare il minimo essenziale per conquistare gli abbuoni e forse potrebbe avere della benzina nel serbatoio. Questo è il dubbio che attanaglia un po' tutti in questo momento. L'unico piccolo cambiamento rispetto alla scorsa stagione riguarda il fatto che il traguardo è stato spostato in avanti di qualche metro, per l'esattezza 15 metri, e vediamo la Kuitunen che attacca la salita con il suo passo. Dietro vediamo transitare adesso la Kalla praticamente sotto lo striscione nero. Però la Kuitunen in questo primo tratto ha guadagnato 10 secondi su Charlotte Kalla e questo è molto indicativo. Probabilmente proprio come ieri ha fatto una gran tattica e comunque in tutto il Tour de Ski sapeva che aveva bisogno di guadagnare forse qualche cosa in questo tratto per poi provare a difendersi in salita. Sì, Virpi Kuitunen ha un vantaggio rispetto a Charlotte Kalla, conosce bene questo terreno, per cui forse Kalla è partita un po' guardinga perché non sa che cosa andrà incontro. Kuitunen conosce bene questa scalata, lo scorso anno ha potuto gestire la situazione a piacimento perché aveva vantaggio abissale. Quest'anno la situazione è leggermente differente, però teoricamente davvero Kalla a tecnica libera è veramente tre gradini sopra la Kuitunen. Ricordiamo anche che davvero questa situazione, intanto dietro la Follis va al sorpasso sulla Roceva per la terza posizione. Che non facciano l'errore di studiarsi troppo, perché sennò davvero Kowalczyk è in grado di rientrare. Invece è partita piano la Roceva, cioè la Roceva, la Korsteleva, che a breve verrà raggiunta dal trenino di Sackenbacher, Kunz, Lassile, Zeller e via dicendo. Dicevo, qui un'impiantistica eccezionale, da Cavalese praticamente si può raggiungere con gli impianti proprio il punto in cui c'è l'arrivo della ultima tappa, l'ottava di oggi sull'Alpe del Cermis, ed è uno spettacolo. Sono attesi davvero tanti spettatori nella gara odierna, perché comunque anche dalle mail che abbiamo potuto ricevere c'è da dire che, tanto c'è la Follis che qui si stacca, c'è da dire che c'è grande entusiasmo per il Tour de Ski. Sì, c'è grande entusiasmo per il Tour de Ski. Mi sembra che la Roceva Moskalenko abbia altro passo rispetto a quello di Arianna Follis. Vediamo se poi la russa, che non conosce così come Kalla questa scalata, accuserà qualcosa nel finale. Però sai, se ti stacchi fin da subito diventa dura. Con questo passo Follis rischia di essere raggiunta anche da qualcuna di quelle che parte da dietro. Ricordo che la Roceva non è mai salita sul podio in una gara di Coppa del Mondo nella sua carriera. Importante questo. Tanto vedete che c'è anche una telecamera che segue proprio fianco a fianco la Kuitunen. Adesso la vediamo in azione questa telecamera. Sì, vediamo in azione questa telecamera. Bisogna fare complimenti agli organizzatori della Val di Fiemme, insomma. Io credo che meritino questi mondiali del 2013, anche se qualche addetto ai lavori rema contro. Non mi riferisco a Cortina, mi riferisco ad altra gente che è nell'ambito del fondo, ma in questi anni l'organizzazione del Val di Fiemme, sia che si sia trattato di fondo, di salto, di combinato, è sempre stata perfetta. Tra l'altro questo è il mese dello sci nordico in Val di Fiemme. Infatti, poi non voglio fare marchette a nessuno perché non è il mio stile, io dico quello che penso e ciò che ritengo giusto. E diciamo qualcosa della Kalla, che dietro la si vede e adesso ha un riferimento, sì, forse anche importante. E secondo me ha un passo superiore rispetto a quello di Virpi Kuitunen. Poi andremo a pesare il distacco di Kalla, ma guardate ad occhio nudo che differenza. La Kuitunen sta prendendo una cotta importante, la Kalla sta spingendo a tutta. Non ci può essere partita. Cioè, sulla carta, se partissero a parità di forze, la Kalla avrebbe un minuto e mezzo di vantaggio su Kuitunen. Sai cosa mi sento di dire? Se non viene staccata abbastanza, quando manca ancora un po' di tempo all'arrivo, la Kuitunen potrebbe aver pensato di farsi raggiungere, perché comunque conosce quelle che sono le qualità della Kalla, e poi provarla a beffare come ha fatto la Bjørgen in volata sulla Shevchenko. Però quella che va più forte è la Roceva Moskalenko, che ha guadagnato a sua volta su Kalla. Pausa.
questa Kerel della quale ci occupiamo anche oggi, Kuitunen. 6,4 km, passa Virpi Kuitunen, ai 5,5 non sono passate le altre italiane, sono transitate in 19 e poter transitare tra poco Sabina Valbusa e subito dopo Antonella Confortola. Kuitunen con un margine, vediamo se si acuirà, se crescerà rispetto al margine dei 54 secondi e 4 dei 5,5 km. Un 54 secondi e 4 che nel tratto di salita finale può anche essere ammorbidito ed anche essere completamente abbattuto. Intanto nessun transito ancora dopo le 19 atlete di cui parlavamo. Vediamo il passaggio ai 6,4 km per Charlotte Kalla, che ha recuperato, è tornata allo svantaggio di partenza grosso modo, 42-1, aveva 54 e... praticamente 45 secondi. Sì, adesso ha guadagnato qualcosa, ma quella che va più forte è proprio Olga Rocheva. Aveva anche 50 secondi sotto il traguardo che abbiamo visto in precedenza. Adesso ha guadagnato nuovamente 8 secondi nei confronti di Kuitunen. Però il passo della Rocheva mi sembra il migliore finora. E dietro si vede Kovalchuk, che però non credo guadagni tantissimo su Arianna Follis. Vediamo che al precedente rilevamento ai 5,5 Follis e Rocheva erano insieme e la Kovalchuk aveva praticamente meno di un minuto di ritardo dalle due. Qua Rocheva ha guadagnato nei confronti di Virpi Kuitunen la bellezza di 15 secondi, 14 secondi, dai. Follis invece mi sembra un po' in difficoltà. Bene che da dietro non si vedono poi le altre. Se non Korosteleva va sul fondo del teleschermo e poi un gruppone con tante tante atlete in fila indiana. Ricordiamo anche i punti pesanti che assegna questo Tour de Ski, perché sono 400 per la vincitrice, ma anche le altre ne prendono sì, parecchi. Tant'è vero che Virpi Kuitunen ha già messo da parte 184 punti e 228 sono quelli archiviati da Charlotte Kalla, e tra l'altro sono rispettivamente prima e seconda nella classifica del Tour de Ski. Allora, possiamo dire che da Kuitunen perde pochissimo Arianna Follis, perde una dozzina di secondi dalla Kalla e invece perde tanto effettivamente dalla Rocheva, 20 secondi e passa. Sì. Questa è la situazione per Arianna Follis, adesso aspettiamo anche di verificare le altre. La Kovalchuk transiterà quinta e poi dietro vedremo come sarà il gruppo delle inseguitrici schierato. Anzi, se andiamo a vedere la posizione di partenza, devo dirti che Follis ha guadagnato anche su Kalla nella fase iniziale. Tanto Milani dice, sarebbe bello vedere su questa salita la Neuner. Non escludo che un giorno ci possa essere anche lei, però in alternato di fatto non si allena per competere nelle gare da anni, quindi la vedo dura. Qui Kuitunen sale con il suo passo, sa con quanto difficile è questa salita. Il know-how potrebbe fare la differenza oggi, anche se Rocheva, che non conosce il terreno, è partita veramente con velocità tripla. Da dietro c'è un trenino che sta risalendo forte, guidato da Kunz, Lassila e soprattutto Shevchenko. Shevchenko fece la differenza lo scorso anno su questa scalata e fu beffata nel finale da Bjørgen. Kovalchuk, che ha un ritardo dalla Follis di 45 secondi. Shevchenko le ha staccate tutte, Dario. Ha raggiunto anche la Korosteleva, l'ha superata e l'ha lasciata. Shevchenko la possiamo considerare una specialista di questo tipo di scalata. Dobbiamo cominciare già a ragionare su chi è la più veloce in pista, Shevchenko, perché vale anche per la vittoria di tappa. Shevchenko, l'atleta più veloce in pista, su Kuitunen ha guadagnato 24 secondi e ne guadagna una decina su Olga Rocheva Moskalenko. Mi sembra in grande difficoltà invece Korosteleva. Sabina Valbusa insieme ad Antonella Confortola ha circa 5 minuti e 40 di ritardo. Quindi tutte e due le azzurre stanno perdendo qualcosa. Sì, stanno perdendo qualcosa. Qui vediamo delle atlete in grandissima crisi. Korosteleva non va avanti neanche a spingerla. Non va avanti neanche a spingerla. Partiva dalla sesta posizione, già quindicesima, e ne perderà ancora di terreno. Qui siamo su Steira. Steira partiva con 3,58. Steira è la seconda più veloce in pista. E Maidic la terza, per cui per la classifica provvisoria di tappa, prima Shevchenko, seconda Steira, quarta Maidic e la Roche va a seguire. Anche se effettivamente i tratti più duri devono ancora presentarsi, eccoli qua. Qui siamo praticamente su uno dei tratti duri, guardate sì, come sale a spina di pesce proprio la Kuitunen. E questo teoricamente non è sci di fondo, è altra disciplina. Poi, allora andiamo un po' a vedere le altre email. Dice Valentino, quanto conta la fatica accumulata per cambiare effettivamente i valori in campo? Un'enormità, però attenzione che Kalla sta arrivando. Kalla sta arrivando, guardate che differenza di passo. Una curva di ritardo. Sì, sì. Kalla sta arrivando e deve stare attenta a sua volta al ritorno di Olga Rocheva. Comunque la deve staccare prima del rettilineo finale. Io credo che Kalla abbia ragionato solo in prospettiva vittoria Tour de Ski, ma guarda quanto guadagna questo tratto.
praticamente Kutunen va avanti a scaletta e Kalla va avanti a passo doppio. Kalla le ha preso 40 secondi nel giro di 300 metri. E tutto questo la dice lunga sulla difficoltà della scalata. Attenzione a Shevchenko, che può andare a riprendere anche altre di quelle che sono davanti. Aspettiamo il rilevamento ai 7,2 km, ma qui ormai la Kalla sta facendo veramente una grandissima impresa. Guardate come spinge all'uscita da ogni cambio di direzione. Ragazzi, non c'è proprio partita. Mamma mia. Adesso la salta via, bisogna vedere quale sarà l'impatto. Questo spettacolo che non abbiamo avuto l'anno scorso. L'impatto di questo sorpasso sulla psiche di Virpi Kuitunen. E adesso ci sarà il sorpasso probabilmente. E però non deve rimanere lì a studiarla. Anche, non c'è neanche spazio per superare, bisogna dire anche quello. Sì, però la sta in qualche modo frenando adesso. Dario, a mio modo di vedere questo è un errore. Però, insomma, Charlotte Kalla ha abbastanza esperienza, avendo vinto tante medaglie a livello junior, per sapere cosa fare. Attenzione che da dietro potrebbe rientrare anche la Roche, ma che non era così distaccata da Kalla. Non c'è spazio in effetti per riuscire ad andare davanti, e qui sicuramente la Kuitunen non ha il minimo interesse a farla andare via. Eh no, a meno che non vada a cercarsi lo spazio sulla neve fresca, ma l'impressione è che Kalla voglia rimanere lì. Qui si sale a zig zag ovviamente in questo tratto e deve rimanere lì per il momento la Kalla, o forse vuole rimanere lì. Però nel finale spiana e forse Kuitunen potrebbe trovare terreno leggermente più favorevole. Quindi Kalla, se vuole inventarsi qualcosa, lo deve fare adesso. Comunque manca ancora molto fine della salita, per cui forse può anche starci questo atteggiamento. È chiaro che così la Kalla perde ogni chance di vincere la tappa. Per la tappa lotteranno Shevchenko, Steira e via dicendo. Majdic ha avuto una grande partenza, però Majdic non può tenere fino alla fine. Da dietro vediamo la Follis, che comunque ha tenuto sulla Roceva. Brava, brava Arianna Follis a tenere nei confronti della Roceva. Il passo è molto duro della russa, che insiste con questo passo a differenza della Follis, che piantava di più di sci. Sarebbe bello. Qui stava sbagliando. Sì. Stava sbagliando. Sarebbe bello andare a vedere la scalata di Shevchenko. Qui ha sbagliato parecchio, eh. E ha perso. Non ci capisce più niente. Non ci credo! Non capisce più niente! Ha preso al contrario la pista praticamente la Roceva. Confusione totale. È vero che è difficile da leggere la situazione. E c'è il sorpasso quasi della Follis. Bah. Paradossale questa situazione. Due tandem dunque. Kuitunen e Kalla, e dietro c'è Roceva e Follis. Qui ha commesso un grave errore probabilmente la russa. Bisogna capire qual è il ritardo di Shevchenko rispetto a queste due atlete. Shevchenko partiva da lontanissimo, insomma doveva recuperare due minuti, però io credo che ce la possa anche fare. Teoricamente se arrivano loro due è un po' il discorso di Kuitunen e Kalla, Follis ha qualcosa in più nel finale sulla Roceva. Sì, però a me Arianna Follis sembra in grandissima difficoltà. Vediamo che cosa succede. Qui anziché girare è andata dritta. È andata dritta, non ha capito che c'era una porta dall'altra parte. L'hanno avvertita. Però poi la porta l'ha presa giusta. Andiamo a vedere. E l'ha fatta comunque, perché ha fatto il giro al contrario. Andiamo a vedere. Ha fatto il giro al contrario. Ha fatto il giro al contrario. Sì, ha fatto il giro al contrario. Sì, Follis probabilmente si sarà chiesto che cosa sta succedendo. E qui Kalla rimane con Kuitunen. Ha guardato dietro per vedere se c'erano le altre. Le altre non ci sono. Kuitunen non sta tirando e così non attenzione fa il gioco di Kalla. C'è il sorpasso. C'è il sorpasso forse adesso di Kalla, perché mi pare che l'abbia affiancata. No. Ma è una strategia che non avvantaggia Kalla, perché Kuitunen sta risparmiando le forze. Rimane lì ancora Charlotte Kalla. D'altronde qui non è neanche facile andare davanti. Bisogna forse aspettare un tratto in cui si spiana leggermente la pista. Ed è il motivo per cui Shevchenko potrà fare la differenza. Troverà praticamente pista libera fino alla fine. Abbiamo riferimento di Roceva e Follis, che hanno guadagnato parecchio rispetto ai 6,4 km. Soprattutto la Follis ha guadagnato un'eternità. Ha preso 36-37 secondi dalle prime. Dalla Kuitunen. Sì, dalla Kuitunen, dalla Kalla. Però sono insieme Kuitunen e Kalla. Però poi il tempo tu lo devi verificare. No, è vero, stesso tempo praticamente tra Kalla e Follis. Diciamo che Kalla si è fermata. Sì, sì. Però è un vantaggio comunque per la Follis in questo momento. E se la Roceva riesce a fare un ritmo superiore a quello della Kuitunen in questo tratto, potrebbe essere un vantaggio davvero. Sì, potrebbe essere un vantaggio davvero. Però sta sbagliando Charlotte Kalla qui. Poi alla fine conta solo arrivare per prima sulla linea del traguardo del Cermis, ma così onestamente la Kuitunen rientra in gioco. Shevchenko addirittura sotto i due minuti. Non avevo dubbi al riguardo, per me la Shevchenko va a riprendere la Follis. La Roceva si è staccata, quindi è terza la Roceva e la Follis dovrebbe essere di nuovo a qualche metro di ritardo dalla russa. Il problema è che non ci sono tecnici lungo il percorso che possono consigliare le atlete, per cui la strategia te la inventi sul momento.
mini spa per noi. Snow. Pronte ad avere la loro tappa di Coppa del Mondo, qui con il numero 7 c'è Efi Sachenbacher. Giunto e staccato con irrisoria facilità Giustina Kovalczyk, e qui siamo sul gruppetto di Sachenbacher che occupa l'ottava posizione, poi la Ropponen in grande difficoltà, la Mischel, buona gara di Mischel, poi Katrin Zeller e Steira che risale forse come una moto. Steira ha superato Jakobsen in questo momento, raggiungerà anche quelle davanti e le supererà. Per la vittoria di tappa, come lo scorso anno, sfida Shevchenko e Steira, solo che lo scorso anno c'erano Imanova che poi beffo tutto. Tanto Marco dice Kalle e Arianna volate, però è difficile. Marcello dice la Kuitunen sale col suo passo e non ha ancora perso nulla rispetto al 39.7 secondi dell'inizio. Sì, è un'email che è arrivata in precedenza e non si era probabilmente compresa la strategia di Kalle, che poi è stata chiarissima. Appena spinto ha ripreso Kuitunen in un minuto, per cui non è questione di cotta, è questione di problemi dell'atleta a gestire una scalata del genere. Kalle, secondo me, non sta facendo assolutamente fatica, non capisco perché questa strategia. Secondo me vuole vincere il Tour de Ski al di là del... Ma il Tour de Ski lo vince anche staccandola. Però forse non lo so. Così rischia di portarla in carrozza all'arrivo, poi non puoi sapere che cosa può accadere, che cosa possa accadere. Attenzione soprattutto alla Rocheva, che potrebbe anche agganciarsi a questo trenino a questo punto. Vediamo se si vede la Rocheva. È laggiù in fondo, sì, per un attimo si vede. Vabbè. Roberto da Genova dice se la Kuitunen non arrivasse nelle prime sei. No, la Kuitunen sul podio sale, ha troppo margine sulle altre. Intanto Andrea ci tiene a sottolineare il risultato di Zogler. Sì, ma ne abbiamo già parlato. Barbara dice se ieri la Kalle non avesse dovuto recuperare il tempo perso dalla caduta provocata era già davanti. Questo non lo sappiamo. Francesco vuole sapere come si spiega il calo della Kuitunen. Il calo della Kuitunen come si spiega? Si spiega con il fatto che questo non è terreno adatto alle sue caratteristiche. Io credo che la Rocheva stia allungando perché ha capito che Shevchenko può andarla a riprendere. Shevchenko secondo me riprende anche la nostra Follis. Andiamo a vedere un po' i tempi ai 7 km e 2, che è il riferimento che abbiamo. Però ribadisco che questo non esce di fondo, Dario. Mi dispiace, è spettacolare, ma non esce di fondo. Follis ha ripreso nuovamente la Rocheva. A elastico la sfida tra queste due per la terza posizione. Follis davvero con carattere. Sì, la grande differenza è che Follis conosce questo terreno. Rocheva no, può darsi che abbia forzato all'inizio, adesso possa pagare. No, no, certo, questo non è fondo, lo dice anche Mario da Predazzo, che conosce molto bene la Val di Fiemme, dice è sicuramente una bella iniziativa promozionale per Fiemme, una fruttuosa operazione commerciale per la FIS, ma con il fondo non ha nulla da spartire. Quindi manca sostanzialmente un chilometro alla fine, vediamo se Kalle attacca o se resta sempre lì nella scia di Kuitunen. Invece così è. Ricordiamo che sono 9 km per le donne e 10 per gli uomini. Sì, gli uomini hanno un chilometro da percorrere in più, ma di piano sostanzialmente. Quindi cambia nulla, insomma. Non ci aspettavamo questa situazione della no. Kalle soprattutto. Sì, Kalle che rinuncia a vincere questa tappa. D'altronde sono solo 50 punti, potrebbe anche non averne bisogno. Io mi sarei aspettato un forcing da parte di Kalle e un sorpasso repentino. Così non è stato, però... In questo modo la Kuitunen ne risparmia energie. E da dietro stanno arrivando, Dario. Eccola qui, va, finalmente. Va la Kalle a staccare la Kuitunen. Decisa. Decisa la Kalle. E non c'è partita. Fa la differenza. E non c'è partita. Qui stiamo vedendo l'atleta del futuro. Una delle più grandi fuori classe che sono mai arrivate sul palcoscenico dello sci di fondo. Talenti così se ne sono visti pochissimi nella storia. Un atleta completa che va forte dappertutto. Un atleta moderna, una fuori classe. Vince il Tour de Ski, la più forte. Perché questa Charlotte Kalle è più forte di Virpi Kuitunen. Anche perché non si è solo difesa nelle sprint, ha anche attaccato. In alternato continua a fare progressi pazzeschi. Poi quando questa salita viene affrontata con la tecnica giusta, chiaramente può fare questa differenza. E ha fatto bene ad attaccare adesso, perché poi la parte finale spiana e lì Kuitunen potrebbe anche rientrare. La Rocheva è arrivata addirittura a meno di 30 secondi dalla Kuitunen quando mancano 900 metri. E anche Arianna ci può provare ad andare a riprendere Virpi Kuitunen. Non sappiamo il tempo di Shevchenko. Shevchenko secondo me avrà 40 secondi di ritardo dalle due. Follis. Però adesso spiana un po', diventa più difficile recuperare per Shevchenko. Beh, comunque il finale davvero che si voleva già l'anno scorso l'abbiamo avuto quest'anno ed è spettacolare. Mamma Kalle mia, che io se ne va. Avrei detto 40, 23 secondi di distacco di Shevchenko. Kalle se ne va a velocità tripla. Shevchenko che vuole ancora provarci per il podio, perché comunque dalla Rocheva il distacco è inferiore a 25 secondi. E io ti dico che se spinge fino alla fine da un minuto a Virpi Kuitunen. E Kalle ha deciso di vincere il Tour de Ski e ha lasciato perdere la tappa non conoscendo questa scalata e non sapendo che cosa sarebbe andata incontro.
a cui adesso sta, diciamo, amministrando il ritardo, mi pare, dalle immagini che abbiamo visto precedentemente quando veniva inquadrata la Kuitunen alle spalle della svedese. Però davvero è complicata la situazione per la Kuitunen, è in mezzo, quindi vediamo il momento in cui c'è l'attacco, l'infilata di Charlotte Kalla. Però basti fornire un dato, è sufficiente fornire un dato, praticamente Shevchenko ha recuperato quasi 2 minuti anche su Kalla, sono tanti 2 minuti. Oh, guarda qui che differenza di passo. Marcello dice: la Rocheva come sembra ha saltato una porta. È vero che l'ha passata, ma come nello sci alpino dovrebbe essere passata dalla parte per il verso giusto. È lo stesso discorso che faccio io. Cioè, teoricamente non era un passaggio corretto, però vabbè, poi toccherà ad altri valutare. Marcello dice: ma siamo di fronte alla prima inforcata dello sci di fondo? Non è escluso. Sta andando come un treno Charlotte Kalla. E in questo tratto credo che possa guadagnare anche su Shevchenko. Shevchenko, se Kuitunen prende la cotta, può arrivare addirittura sul podio in seconda posizione, perché credo che sia molto più brillante rispetto a Follis e a Rocheva. Massimiliano da Genova vuole sapere se ci si alimenta in modo diverso per una gara del genere. È dura, perché comunque chiaramente una salita così non è mai stata affrontata nel fondo, però non è un tappone di montagna. Comunque sì, non è un tappone di montagna, è qualcosa di diverso. La vedono la Kuitunen e la possono prendere. Follis attacca, terza posizione per Arianna e rimane ferma la Rocheva. Dai Arianna, che forse ci può stare anche il secondo posto, anche se sembra essere lontana, girando ancora. Ci sono 20 secondi di vantaggio di Follis su Shevchenko. Eccola lì Shevchenko che arriva a velocità doppia, però questo incremento di velocità della Follis potrebbe essere importante in chiave podio. Bisogna vedere poi quanto tiene la Kuitunen davanti. Kalla in trionfo, Shevchenko pericolosissima da dietro. Sì, qui sta accusando qualcosa la Rocheva. Gente che sulla pista che mi sta scrivendo mi dice che non ha mai visto un numero come quello di Kalla. No, soprattutto in un contesto del genere veramente straordinario. Kuitunen è alla portata di queste due e di Shevchenko che a breve arriverà in scia. Guardate il ritmo che ha Kalla! Ragazzi, ma questa qui è una di un altro pianeta. La Svezia ha avuto la fortuna di trovarsi una tenda così, noi l'abbiamo avuta in passato con Belmondo e di Centa. Ogni tanto ti capita, la Svezia non aveva storia negli ultimi 20 anni a livello di sci di fondo femminile. C'erano atlete forti nelle sprint, ma nulla più. Vince il Tour de Ski Charlotte Kalla e a questo punto bisognerà capire come potrà andare a finire la sfida per la Coppa Generale. E a Shevchenko forse sarebbe servito ancora un tratto di 300 metri per andare a riprendere quelle davanti, quindi non credo che raggiunga la Follis. Follis può salire sul podio. Traguardo è laggiù in fondo, lo si vede, adesso c'è l'ultimo tratto con le corsie, vedete, da infilare. Guardate quanta gente sull'Alpe del Cermis per questo arrivo davvero spettacolare, al di là del fatto che c'entri poco con lo sci di fondo. E malgrado la formula non fosse adatta alle sue caratteristiche, Charlotte Kalla ha vinto lo stesso. Helsinki 86, che chiaramente tifa per Virpi Kuitunen, dice: perdere un Tour de Ski per una tappa di sci alpinismo è una vergogna. Però Kalla potrebbe dire lo stesso: perderlo per 45 secondi di abbuono che l'altro può prendere è una vergogna in ugual modo. Quindi clamoroso, la Rocheva ha inforcato, insomma, tutti dicono, sottolineano quello che è successo alla russa, ma intanto la Kuitunen dovrebbe conservare. Arriva stremata, straordinaria, Charlotte Kalla che vince il Tour de Ski, davvero una giovane così, capace di un'impresa del genere, è qualcosa di eccezionale. Sì. 20 anni, pazzesco, e ha vinto 3 tappe in questo Tour de Ski. Vedremo oggi come si piazzerà. Follis è terza probabilmente. Ha staccato la Rocheva che è stata ripresa dalla Shevchenko. Grande azione di Arianna Follis che vede la Kuitunen, ma ormai manca troppo poco per la Kuitunen per perdere anche il secondo posto. Si volta, ma taglia il traguardo adesso. Comunque straordinaria Arianna Follis, perché arriva dietro a due grandissime. E brava Virpi Kuitunen che conferma di essere atleta completa. C'è voluta probabilmente una fuoriclasse assoluta per batterla, anche lei è una fuoriclasse. Follis terza, grandioso. Straordinaria Arianna Follis, davvero non ci sono parole, perché oltre a raccogliere tanti punti è terza in cima al Tour de Ski sull'Alpe del Cermis. E poi arriva Valentina Shevchenko che vincerà questa tappa, sempre che Steira non stia andando più forte di lei. Poi andremo a vedere il tempo di Steira. Rocheva, complimenti anche a lei, quinta dopo una pausa di un anno per maternità. Non è da tutte essere subito così competitive. Vincitrice di tappa Valentina Shevchenko, chiaramente bisogna aspettare dietro la Steira. Sì, bisogna aspettare la Steira, ma intanto è festa grande per un volto troppo bello a vedersi, quello di Charlotte Kalla, con un sorriso grande così. Mini spot per noi.
ansimante, però uno sguardo felice, uno sguardo davvero soddisfatto, soddisfatto di te stessa, di questo terzo posto che sei riuscita ad agganciare alla fine. Sì, è... Tedesca e la... Sackenbacher. O Kunzel. No, Kunzel, Kunzel. Sì, Otto Kunzel. Che va a prendersi il sesto posto. Kovacic, che era partita in quinta posizione, ne ha perse diverse, ma riesce a difendere il settimo posto. Sì, dall'attacco di Sackenbacher e forse Zeller. E Kunzel ha disputato un buon tour de ski, alcune letture sono state discutibili, ma il risultato è buono. Kovacic ha ceduto nelle ultime due tappe. La sorpresa di questo tour de ski è l'atleta che arriva dopo Sackenbacher, ossia Katrin Zeller, ormai è una realtà. Poi chi arriva? La Saarinen allora ha tenuto bene questa scalata, se lei no, è la Ropponen, Ropponen altro che Saarinen. Ropponen e poi Steira, attenzione al tempo di Steira, che potrebbe aver vinto questa tappa. Steira partiva con 3.58 da Kuitunen. No, la tappa la vince Shevchenko, Steira probabilmente seconda. Quindi abbiamo anche la vincitrice di tappa. Con quanto è arrivata Steira? 2.42. Le atlete sono esauste, questa è veramente un'impresa incredibile questa scalata. Arrivano tutte esauste. Beh, alla fine comunque Kalla è sul podio oggi di giornata. Non lo so, dobbiamo andare a vedere i tempi delle altre. Adesso faremo un rapido calcolo sperando che poi magari anche la grafica FIS ci possa dare una mano. Enrico diceva, beh, se la Kalla oggi non vince il Tour de Ski bisogna sculacciarla, ma l'ha vinto e come? Sì, non ce n'è stato bisogno di sculacciarla. Arrivano la Joaug, che credo abbia recuperato tantissimo, e prima ancora di lei Anna Hansson. Therese Joaug partiva con 4.27. Joaug potrebbe essere da podio nella tappa. Tanto Sergio dice, perché il prossimo anno non fanno anche una prova di gigante con lo sci da fondo? Vista la gara di oggi potrebbe essere una buona idea. Poi arriva, direi, Manninen. Questa mi sembra Piero Manninen, non la Saarinen. Sì, è Manninen, quindicesima. E poi Jakobsen. Stiamo aspettando anche le altre italiane, anche se erano molto lontane. Balbusa a 4.42 e Confortola a 4.44, hanno recuperato in termini di minutaggio. Possiamo dire che Charlotte Kalla diventa anche la leader della classifica di Coppa del Mondo. Bisognerà vedere quanti punti conquisterà in questa singola tappa, male che vada. Salirà a quota 781, nettamente prima. Kuitunen diventerà la seconda a quota 697, più 667 più punti che oggi credo non conquisti nella singola tappa. Alessandro da Genova dice Kalla come Pantani. Più o meno. Poi arriva a Petra Majdic, diciottesima. Una Majdic non brillantissima in questo tour de ski, bisogna dirlo. Anche Max e Gilda dicono sembrava di avere la Kalla sul Pordoi. Quanti chili pesa in più la Kuitunen della Kalla, chiede Peppe. Una quindicina tutti. E qui abbiamo Valbusa che sta sprintando per arrivare nelle 20. E dietro c'è anche la Confortola. E diciannovesima Valbusa. Poi credo col 39, vedo. Una ragazza col 39 o 29. Vediamo il pettorale. È comunque la Kurkina. Kurkina. Diciannovesima Sabina Valbusa. E invece ventiduesima, ventunesima la Confortola che ha beffato la Böhler. Insomma, tre nelle 21, una sul podio. Credo che sia un risultato positivo da parte del movimento femminile. E qui siamo su Korosteleva che oggi ha preso una cotta pazzesca. Potrebbe passare davanti a Steffi Böhler che è partita in wave start. Attenzione che questa dopo il traguardo sviene. Guardate qui, 93%. Ragazzi, sta male, sta proprio male. Mamma mia. Sta proprio male. Anche immagini drammatiche, ma d'altronde lo sforzo in questi 3 km, 650 metri di salita mozzafiato non possono essere che questi. E anche la Kalla è arrivata quasi in queste condizioni. Sarebbe il caso di andare a soccorrere Korosteleva, credo. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Tetra. È 24esima, quindi la più lenta di tutte, oltretutto con un margine nettissimo sulla penultima, Astrid Jakobsen. Ecco i tanti dati che porta questa gara. E ancora Lorenzo Lucianer. Sì, con Antonella Confortola che ci ha chiesto, appena tagliato il traguardo, appena ripreso fiato, che cosa ha fatto Arianna. È arrivata terza, glielo diciamo in diretta. Allora, soddisfatta per la tua compagna di squadra, soddisfatta anche della tua prova? Sì, contenta per la mia compagna di squadra, per la mia prova così così. È la prima volta che lo faccio, ho avuto qualche problema di crampi, non pensavo, però è andata bene così,
ho mantenuto la posizione, forse ho guadagnato uno, va bene così. Grazie Antonella, siamo con Sabina Valbusa che deve ancora riprendersi da questi problemacci. Sì, ha fatto anche la volata. E ha fatto la volata per un posto, com'è andata? Sì, beh, la tracciata è durissima, si sa e si vede. Io, beh, vabbè, se voglio farmi passare questa cosa devo solo star ferma, quindi non erano i giorni giusti questi. Comunque sono contenta perché comunque devo aver guadagnato un paio di posizioni. 19esima. Quando si migliora va sempre bene. 19esima dal 21esimo posto, sono esattamente due posizioni e quindi in queste... Era Joaug. Renzo da Monbasilio dice un po' di nostalgia non vedere Steffi in questa cronoscalata. Dice la vedrei non male su un tour de ski e su una scalata. E beh, ovviamente... È arrivata anche Karin Moroder, al momento 34esima. I due dicono Enrico e Marco, adesso provino a dire solo terza Arianna Polis, che è stata grandissima. Luciano dice, ma perché inserire quegli zigzag, visto che la salita del Cervis è già abbastanza discutibile? Sì, andiamo a vedere poi bene la classifica, cerchiamo di capire qual è la situazione, soprattutto per fare due calcoli sulla Coppa del Mondo. Allora Kalla quindi ha vinto questo Tour de Ski. Tanto arriva l'estone Mannima, 39esimo, ma sono le ultime concorrenti in gara attese al traguardo. Noi ne approfittiamo per un veloce mini spot. Da Germania, quarta Therese Johaug, Norvegia, quinta Stefanie Böhler, Germania, sesta Katrin Zeller, Germania, settima Arianna Follis, Italia, le altre due italiane... Per quel discorso vittoria di tappa credo che non ci siano dubbi su Shevchenko. Adesso sto valutando il tempo di Kunzel che potrebbe essere terza davanti a Johaug. Sono vicine le due. Sì, Kunzel è stata più veloce di Therese Johaug di pochi secondi. Però aspettiamo di avere qualcosa di più certo. Complimenti ad Arianna Follis che ha portato a casa un risultato che secondo me era impronosticabile alla vigilia. Padronanza dell'inglese. Spigliata e poi sempre sorridente, quel sorriso che sembra quello di Denise Carboni, insomma, di chi ha entusiasmo per queste discipline e di chi è anche in un grandissimo momento, perché senza dubbio la Kalla ha fatto qualcosa sull'Alpe del Cermis. Ma sì, anche Arianna Follis. Sì, ha fatto qualcosa di strepitoso. Abbiamo visto la classifica finale, Confortola brava ad arrivare 21esima, bene anche Valbusa 19. Poi sarà interessante vedere chi ha fatto adesso in singola scalata. Magda Genuina nelle 30, per cui 4 nelle 30. È andata bene, dai. Speriamo che vada meglio ancora per gli uomini. Che saranno in pista tra poco, ma intanto è davvero giusto celebrare la svedese Charlotte Kalla. Mini spot per noi. E sono arrivate tutte.